l'agenda del mese di settembre che verrà consegnato da Corrado Barbasi, vicepresidente dei veterani dello sport di Parma. La Formica Atomica a settembre era capocannoniere del campionato di calcio di Serie A insieme a Palazzo Genuano e in forma strepitosa tanto di aver aiutato il Parma ad avere i primi 6 punti in classifica, capocannoniere grazie alla rete realizzata contro la Juventus e le 2 doppiette realizzate contro Chievo e Genoa. Un periodo d'oro per lui chiamato anche dal CT, Cesare Prandelli Nazionale, per le 2 gare contro la Serbia e l'Irlanda del Nord. Molti di voi avranno capito di chi ci stiamo riferendo, il vincitore del premio dell'atleta del mese di settembre è Sebastian Giovinco. Allora facciamo veloce perché ti devi riposare, devi stare tranquillo, devi fare la dormire bene, perché insomma mi raccomando, perché domani c'è questa partita importante per tutti. Sì, lo sapete tutti, c'è una partita importante soprattutto per la classifica, ci teniamo a fare bene, ma speriamo di fare una buona gara. È stato un anno importante per il 2011, sicuramente importante come è stato per il Parma. Sì, importante, fondamentale direi, adesso bisogna solo continuare su questa strada facendo sempre meglio. Oggi Donatoni ha detto, gli hanno chiesto per Giovinco potrebbe essere questa la partita dove potrebbe essere fondamentale, ha detto, ma no, Giovinco per il Parma è fondamentale in tutte le partite, poi se domani ci dà qualcosa di più. No, penso che questa partita è fondamentale per tutti, al di là di me che magari ho fatto 2 anni alla Juve, però è importante per tutti perché giochi contro la prima in classifica e fa sempre bene mettersi in mostra, quindi è una partita bella e importante. Però hanno già detto i tifosi come ci tengono questa partita. Sì, lo sapevo già. Grazie Sebastian.